La palla a mano, Casagrande Padana, la vedete nella parte sinistra dei vostri monitor con la tradizionale tenuta biancorossa, invece il Cellini Padova ovviamente sulla parte destra con le consuete divise rosso-blu. Per la formazione patavina cogliamo quindi l'occasione, nell'attesa di potervi dare lettura delle formazioni in campo, degli schieramenti che daranno vita a questo confronto, un saluto a quanti ci seguono dal Veneto, da Padova in particolare, ma da tutto il Veneto. Sappiamo i Cellini di Padova avere un forte seguito non soltanto nella propria città, e quindi un saluto a tutto il pubblico del Veneto e anche ovviamente ai sostenitori, alle sostenitrici di Fede Biancorossa, che per un motivo o per l'altro non possono essere qui al palazzetto questa sera, ma comunque c'è sempre il collegamento con Eleven Sports che vi informerà, che vi racconterà, che appunto porterà nelle vostre case, nei vostri monitor questa partita, lo ripetiamo, valevole per il nono turno del massimo campionato. Tra poco vi daremo le formazioni in campo, intanto vedete il Cellini Padova chiamato dallo speaker Alberto Aldini, che è anche il direttore generale della Pallamano Spallanzani. Cellini Padova che sta facendo il proprio ingresso in campo. Tra l'altro questo è un turno di campionato particolarmente importante, particolarmente anche simbolico. Ecco, tutte le partite si giocano oggi, ma ieri, come è stato ampiamente sottolineato dai media, si è celebrata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una giornata a cui tutti noi non possiamo che assolutamente associarci con viva, sincera partecipazione. E questa partita è anche appunto l'occasione, le partite di questa sera nella pallamano femminile sono anche l'occasione per dare un ulteriore segnale di adesione a questo importante messaggio contro, assolutamente contro, sempre contro la violenza sulle donne. Detto questo, insomma, lo ripeteremo varie volte anche nel corso di questa cronaca, perché non lo si dice mai abbastanza. E comunque, insomma, adesso vedete la Casagrande Padana entrare in campo e ripetiamo, tradizionale tenuta biancorossa, una Casagrande Padana che stasera è ancora priva della lungoreggente Naomi Marquez Habike, che si è infortunata sempre qui a Pallacheope 2 settimane fa nella sfida interna contro la Tusce Prato che sono risultate vittoriose qui al palazzetto Cheope con 3 gol di scarto, parliamo dello scorso 12 novembre. Ed eccoci qui, siamo arrivati quindi con le formazioni in campo, ve ne diamo immediata lettura, partendo per ovvia ospitalità, per un dovere di ospitalità, dal Cellini Padova che si presenta con la numero 3 Ivana Diogap, con la numero 4 Karel Diogap, la capitana, con il numero 8 Beverly Neghianrua, con il numero 14 Vanessa Diogap, con il numero 15 portiere nonché vice capitana Martina Brock, con il numero 17 Giorgia Meneghini, con il numero 18 Fatima Arubi, con il numero 19 Angela Prela, con il numero 20 Serena Eghianrua, con il numero 21 Ifeoma Okorie, con il numero 22 anche lei in porta Sonia Inabulele, con il numero 24 anche lei portiere Viola Bozza, con il numero 25 Annalena N. Moser e con il numero 7 Micaela Agustina Barresi, l'esperta pivot argentina, allenatore Abderrahman Saadi. Questo quindi è lo schieramento patavino, ma andiamo ora a dare lettura della formazione targata Casagrande Padana, nomi ormai assolutamente ben noti al pubblico che appunto segue questi nostri collegamenti. Casagrande Padana quindi con il numero 1 Valentina Bonaccini portiere, con il numero 2 Elisa Rondoni, con il numero 3 Asia Mangone, con il numero 5 Nicole Giombetti, con il numero 8 la vice capitana Francesca Franco, con il numero 10 la capitana Ilenia Furlanetto, con il numero 12 portiere Nadia Ayalen Bordon, con il numero 13 Sara Apostol, con il numero 14 Simona Artoni, con il numero 15 Chiara Rondoni, con il numero 16 Caterina Maria Mutti, anche lei portiere, con il numero 18 Alessia Artoni, con il numero 19 Marianna Orlandi, con il numero 21 Giorgia Faieta, con il numero 26 Giulia Mattioli, con il numero 33 Gaia Lusetti. Allenatore, come sempre, Marco Agazzani. Gli arbitri sono Prandi e Pipitone e intanto la gara è iniziata da 20 secondi, ovviamente 0-0, la prima azione offensiva dell'incontro e del Cellini Padova con il tentativo di Serena Eghianrua, giocatrice che ha sempre molti gol nelle mani, ma in questo caso Nadia Ayelen Bordon ci arriva
quindi per il momento non cambia il punteggio, ancora 0-0, ed è ora la Casalgrande Padana ad avere l'opportunità di siglare quello che appunto sarebbe il primo gol di questa contesa valevole per il massimo campionato di pallamano femminile. Vediamo Mangone, sembra interrogarsi sul da farsi, serve Lusetti, Furlanetto, Simone Artoni, Furlanetto, Lusetti. Ecco, giusto per inquadrare la situazione delle due squadre che stanno dando vita a questo confronto, la Casagrande Padana proviene dal largo successo maturato 7 giorni fa in Trentino, in quel di Mezzocolona, 24-35, successo convincente, successo ampio e per giunta niente affatto scontato, che ha ribadito la permanenza biancorossa nell'ambito della zona playoff scudetto. Intanto è fuori il tiro di Alessia Artoni, riparte il Cellini Padova che ha giocato anche mercoledì sera, quindi settimana molto intensa per la compagine rossoblu. Intanto Angela Prela è suo il primo gol di questa partita, quindi Padana 0 Cellini 1. Dicevamo, il Cellini che ha giocato anche mercoledì sera il recupero sul campo del Bressanone perdendo con il punteggio di 39-30, e quindi è facile immaginare, è facile presumere, anzi è sicuramente così, che la formazione veneta sia animata da una fortissima volontà di quantomeno riscattarsi da quello che è stato il passo falso contro comunque le forti campionesse d'Italia in carica di Bressanone. Volontà di riscatto quindi per il Cellini Padova, che però adesso perde palla, non riesce ad agganciare Vanessa Dio Gap, settima miglior realizzatrice del campionato con 50 reti in 6 gare, ma considerando la media gol il suo personale piazzamento sarebbe sicuramente più alto, in quanto il Cellini ha fin qui disputato soltanto 6 gare, meno quindi rispetto a tutte le altre formazioni del massimo campionato. Ma la Padana non ne approfitta appieno, e così è Cellini che può ripartire con Prela, Vanessa Diogap, vedremo cosa si inventerà. Serve ancora Angela Prela, autrice di un ottimo avvio di gara. Attenzione adesso a Serena Eghianruva, ancora Angela Prela, ma attenzione, scatta il passivo, Eghianruva la rete di Serena Eghianruva. Padana 0 Cellini 2. Attenzione, la Casagrande Padana vuole allontanare, ha il preciso compito di allontanare gli spettri emersi proprio 15 giorni fa, ne parlavamo prima, in seguito alla sconfitta casalinga contro i Tusce Prato. Ci pensa la capitana Ilenia Furlanetto a riportare un parziale sereno nel cielo biancorosso, dimezzando le distanze. Quindi Casagrande Padana 1 Cellini Padova 2. Ribadiamo il punteggio, ecco, spesso a beneficio anche di quanti per un motivo o per l'altro non potessero dare sufficientemente attenzione al monitor. Intanto Vanessa Diogap non si smentisce, primo gol per lei e terzo centro complessivo per la compagine ospite, 1-3, ottimo avvio di Padova, mentre la Casagrande Padana ha iniziato, non diciamo in maniera impacciata, in maniera piuttosto distratta. Sicuramente ci sono state manovre offensive che le padrone di casa avrebbero certamente potuto sfruttare meglio, ma comunque la gara è ancora lunga, riserva ancora tanti possibili colpi di scena a partire da questa possibile azione offensiva dove Asia Mangone ha cercato di farsi largo, ma su di lei è intervenuta prontamente Micaela Barresi, che si prende anche un cartoncino giallo di ammonizione. Uno sguardo alla classifica che stavamo dando poc'anzi: la Casagrande Padana è quarta forza del campionato al momento con 10 punti totalizzati nell'arco di 8 gare, mentre invece il Cellini Padova staziona al nono posto con 5 punti però in sole 6 partite. Cellini che ha subito molti cambiamenti di calendario dovuti agli impegni europei delle squadre contendenti, ma Marianna Orlandi intanto realizza il suo primo gol personale e porta così a 2 le reti complessive della formazione biancorossa, 2-3. Sfida quindi ovviamente apertissima, non potrebbe essere altrimenti. Ora seguiamo l'azione d'attacco rossoblu con Vanessa Diogap, Serena Eghianrua, Giorgia Meneghini, ancora Serena Eghianrua, si fa largo in mezzo alle maglie arcigne della difesa biancorossa, il gioco viene fermato in questo momento, ma buono il movimento atletico e tecnico da parte di Serena Eghianrua,
che ha guadagnato un 9 metri con grande astuzia e maestria. Vediamo Prela per Serena e Gianrua. Attenzione ora Careglio Gap, Careglio Gap carica il tiro che però termina alto sulla traversa. Può ripartire quindi la Casagrande Padana alla ricerca del pareggio di grande sprint con Ilenia Furlanetto, non tira, cede l'incombenza Mangone ma non aggancia la palla l'ala di l'ala biancorossa Marianna Orlandi, l'ala di Veggia, frazione di Casalgrande, e così il Cellini Padova può rimanere in vantaggio e ora anche l'occasione di raddoppiare l'attuale divario. Vediamo Angela Preda, vero e proprio pendolino del gioco rosso-blu in queste primissime fasi dell'incontro. Serena Iganruva, Meneghini non aggancia bene, la palla le rimbalza in mano e Furlanetto lancia l'attacco biancorosso già dall'altra parte del campo. Orlandi, c'è un contrasto tra Marianna Orlandi e Vanessa Diogap. Marianna Orlandi ha la peggio e infatti è a terra dolorante al petto. Ora vediamo quelle che saranno le determinazioni arbitrali. Ecco, vediamo Orlandi è ancora a terra dolorante, però ovviamente speriamo e ci auguriamo che non sia niente di particolarmente grave, anche perché è stato uno scontro assolutamente fortuito. Quindi Marianna Orlandi si rialza tra gli applausi anche da parte del pubblico ospite qui convenuto al palazzetto Cheope. Sempre 2-3 il punteggio. Alessia Artoni usufruisce di un 9 metri eseguito. Lusetti, Mangone, Lusetti, questa in legna Furlanetto, ancora Lusetti, Lusetti rimbalza per Orlandi, Mangone, Mangone si fa largo tra le maglie della difesa, c'è l'intervento severo su di lei da parte di Micaela Barresi che va a prendersi 2 minuti, decisione che ci sentiamo di condividere, ovviamente non ce ne voglia il pubblico veneto che ci sta seguendo in questo momento. E allora Ilenia Furlanetto, rigore, Ilenia Furlanetto ha quindi l'incarico di non smentire la propria fama di attenta realizzatrice dai 7 metri, purtroppo la smentisce, purtroppo per la Casagrande Padana in questo caso, perché Martina Brock piazza un puntuale intervento sulla propria destra e neutralizza il rigore mandando la palla in angolo, ma la Casagrande Padana è già ripartita senza distrazioni, senza farsi intimorire né condizionare da questo rigore sbagliato. Però Mangone, il passaggio va a vuoto e quindi è il Cellini Padova a poter riprendere la manovra in questo momento. Formazione allenata da Abderrahman Saadi, ha avuto un inizio di gara particolarmente brioso, insomma sicuramente all'altezza della propria fama. Vediamo ora come si dipana il movimento offensivo tra Careglio Gap, lei c'è Marianna Orlandi, ma cede palla Serena e Ghiarrua che tira, ma c'è la grande risposta da parte di Nadia Yelen Bordon. La sfera termina in angolo, angolo eseguito da Careldio Gap, Careldio Gap, no, non è angolo, è 9 metri, vediamo Bevelin e Ghiarrua in questo momento, se pare cercare un varco Bevelin e Ghiarrua tra le maglie della retroguardia biancorossa, va in rete ma la realizzazione non viene convalidata dagli arbitri. Riparte la Padana con Alessia Artoni, Alessia Artoni è tu per tu con Martina Brock, non sbaglia, primo gol personale per l'esperta pivot casalgrandese, 3-3, tutto da rifare come direbbero i commentatori qualificati, 3-3 e sono passati poco più di 8 minuti dall'inizio dell'incontro, un incontro che ha ancora parecchio da dire, senz'altro sotto ogni punto di vista, e quindi insomma l'invito che sicuramente rinnoviamo è quello di restare in visione e all'ascolto di Eleven Sports per assistere, per continuare a vivere insieme a noi questo confronto valevole per il 9° turno di campionato pallamano Serie 1 femminile. Intanto Nadia Ayelen Bordon si fa valere ancora una volta e la Padana può così innescare una nuova azione di attacco, ma ci sono 2 giocatrici a terra, una per parte in questo momento, e gli arbitri fermano comprensibilmente il gioco. Si rialza in questo momento Vanessa Diogap e si rialza anche Alessia Artoni. Tutto bene, si può riprendere non senza prima avere dato una doverosa pulita e asciugata al parquet. 8 minuti e 44 nel corso del primo tempo.
per il Cellini Padova, un gol a testa per Vanessa Diogap, Angela Prela e Serena Ighianrua. Per la Casagrande Padana, una rete a testa, Ilenia Furlanetto, Alessia Artoni, Marianna Orlandi. Questo molto rapidamente è il tabellino emerso fino a questo momento. Mangone, Furlanetto, Mangone, Alessia Artoni, rimbalza ma serve comunque Furlanetto, Lusetti, Furlanetto, vediamo se Furlanetto caricherà il tiro, non lo carica, cede l'incombenza Mangone che però manda la palla sul montante a sinistra di Martina Brock e riparte Cellini, sfortunata anche Asia Mangone in questo frangente, vediamo Careglio Gab su lei, Cerlandi, cede palla ad Angela Prela e ora Serena Ghiarrua, Prela, il Cellini che non ha interesse in questo momento ad accelerare troppo i tempi perché Padova sta comunque interpretando con buona efficacia questo incontro, là c'è il tentativo di tiro angolato da parte di Giorgia Meneghini ma la sfera termina sia pure non di molto comunque fuori a destra dell'estremo difensore italo-argentino Nadia Yelen Bordon. Intanto Asia Mangone, siamo già dall'altra parte del campo, carica il tiro ma Careglio Gap commette intervento su di lei, 9 metri per Casalgrande mentre stiamo veleggiando verso il decimo minuto, mancano pochi secondi. Mangone, Lusetti, Mangone, Ilenia Furlanetto chiama la palla, la riceve Mangone, Alessia Artoni, Furlanetto, Lusetti, suona la sirena, tutti si chiedono perché, i cronometristi chiedono scusa però perché questa sirena che è scoccata, infatti il tempo si interrompe, evidentemente il segnatempo è stato male impostato come se la partita dovesse terminare dopo soli 10 minuti, un problema tecnico quindi che però si potrà risolvere immantinente. È l'occasione anche per tirare un po' il fiato da parte delle protagoniste di questo confronto che già si sta rivelando parecchio combattuto anche se siamo soltanto nelle primissime fasi dell'incontro. 3-3 quindi, giusto il tempo per rimettere in sesto segnatempo e tabellone e poi potremo riprendere. Più tardi, nel secondo tempo, saremo ovviamente dettagliati anche su quella che è l'agenda delle due contendenti di questa sera. Un'agenda sicuramente intensa, stiamo veleggiando ormai verso la conclusione della fase di andata del campionato. E insomma sono anche giornate decisive per quanto appunto concerne la qualificazione alla Coppa Italia che poi verrà disputata all'inizio del 2023. Però queste sono considerazioni che verranno solo successivamente, adesso è il momento di riprendere l'incontro, si riparte da zero quindi si terminerà quando il tabellone segnerà 20 minuti. Intanto segniamo i parziali di 3-3 scaturito al decimo. Casagrande Padana che dopo rompere l'equilibrio il tiro di Ilenia Furlanetto in questo caso non è dei migliori, nessun problema per Martina Brock. Riparte Cellini, il pubblico di casa sostiene una Casagrande Padana in difficoltà nonostante la situazione sia in pareggio, si ha la sensazione Casagrande potrebbe fare senz'altro di più, tanto anzi soprattutto in fase di attacco la difesa sta almeno fino a questo momento ha funzionato in modo abbastanza efficiente, l'attacco però invece continua a stentare. Angela Prela intanto manda la palla alta sulla traversa, riparte la Padana alla ricerca di quell'efficienza offensiva che fino a questo momento è in parte mancata, potrebbe farcela Alessia Artoni ma su di lei c'è intervento da parte di Michela Barresi, rigore a favore della compagine ceramica, se ne incarica Francesca Franco, ci pare sì, è così, Francesca Franco la vice capitana della compagine di casa, Francesca Franco contro Martina Brock, uno scontro fra giocatrici di grandissima esperienza e di grandissima qualità. Franco realizza Francesca Franco, 1-2 ai rigori per la Casalgrande Padana ed è anche il primo gol per la pivot siciliana ma ormai casalgrandese a tutti gli effetti. 11 minuti e 35, Casagrande Padana in vantaggio per la prima volta in questo confronto, 4-3. Vediamo ora il Cellini che cerca spazio con Angela Prela, servire Serena e Ghianruva, ma praticamente la sua conclusione è buono, il contrasto a parte di Franco e un passaggio per Bordon.
Simona Artoni scivola, intanto fa buona guardia su di lei Vanessa Diogap e quindi nulla di fatto in questa occasione. Riparte il Cellini con la conclusione di Karel Diogap, sventata di piedi a Nadia Yelen Bordon, ma gli arbitri assumono un provvedimento a carico di Asia Mangone, che viene in questo momento sanzionata con una esclusione della durata di 120 secondi. E quindi il Cellini Padova usufruisce di un 9 metri che sarà eseguito da Micaela Agustina Barresi, la navigata argentina. Vediamo ora Giorgia Meneghini, si cambia tutto. Cellini Padova che imposta un gioco a tratti imprevedibile, ce ne stiamo accorgendo in questa occasione. Karel Diogap non riesce a trattenere la palla tra le proprie mani e quindi la Padana ha buon gioco nel ripartire, nell'intento anche di consolidare il vantaggio flebile ma comunque significativo maturato fin qui. Casagrande Padana per ovviare alla momentanea esclusione di Asia Mangone, sta giocando senza il portiere, il cosiddetto extra player, pratica sempre più diffusa nella pallamano non soltanto in A1 femminile ma anche nel campionato maschile così come negli altri campionati, pratica che ha i suoi rischi, ovviamente si può essere infilzati in contropiede, ma vediamo se la Padana sarà per tenersi alla larga da questo rischio. Si tiene alla larga perché Gaia Lusetti con un tiro dei suoi, con una conclusione ficcante che fa parte del suo miglior repertorio, realizza il 5-3. E intanto c'è stato un cambio in porta nelle fila di casa, al posto di Nadia Ayelen Bordon, spazio per Valentina Bonaccini, estremo difensore di San Ruffino di Scandiano, che viene però in questo momento, la sua porta viene in questo momento perforata dalla grinta e dalla maestria di Serena Eghianrua, che va a mettere a segno il suo secondo centro personale, 5-4. Partita che sembra riservare veramente tantissimi spunti di interesse, proprio come ci si aspettava all'immediata vigilia, fino alla immediata vigilia. Partita che non sta deludendo le attese e come abbiamo detto, lo ridiciamo a beneficio di quanti si fossero messi in visione e in ascolto, in collegamento solo in questo momento, il Cellini Padova cerca immediato riscatto dopo la sconfitta di mercoledì sera a Bressanone, mentre d'altro canto la Padana vuole finalmente tornare a vincere davanti al proprio pubblico dopo il passo falso di 15 giorni fa contro le Tusce Prato. Intanto c'è Angela Prela che interviene su Gaia Lusetti, proteste da parte del pubblico biancorosso, comunque c'è un 9 metri per Casalgrande, attenzione, è gioco passivo, tira Furlanetto, anche in questo caso il tiro non è brillantissimo e quindi non c'è nessun problema per la brava e valente Martina Brock nel neutralizzare questa occasione offensiva della formazione ceramica. Intanto Nadia Ayelen Bordone è tornata in porta per Casalgrande, neutralizza adesso la conclusione di Serena Eghianrua, riparte Casalgrande, Lusetti. Le sfugge la palla in mano ma c'è un intervento su di lei, quindi si riprenderà con un 9 metri a beneficio della Padana. E così Alessia Artoni, Lusetti Franco, Gaia Lusetti, la frizzante centrale dotata anche di grande oratoria oltre che di importanti qualità sul campo. Gaia Lusetti, Orlandi, Lusetti, Alessia Artoni, Francesca Franco, Marianna Orlandi. Cerca la sponda di Lusetti, la trova Furlanetto, non aggancia bene, il suo è un pugno più che un aggancio, un pugno che manda il pallone sul fondo e così Padova riparte, Prela non riesce a servire Barresi perché Francesca Franco capisce tutto, il contropiede biancorosso, Furlanetto, Orlandi, Mariano Orlandi, palla che passa, palla che beffa Martina Brock, secondo centro per l'ala di Veggia di Casagrande, 6-4 per la Padana, un gol che significa molto anche sul piano psicologico per le padrone di casa, oltre che ovviamente sul piano strettamente numerico. Abbiamo superato la metà della prima frazione di gioco, siamo al 16esimo, da poco passato il 16esimo, due le lunghezze di vantaggio a favore della Padana, lunghezze che però in questo momento diventano una in quanto Giorgia Meneghini ha colpito dall'ala, nulla da fare per la pur brava Nadia Yelen Bordon, 6-5. E situazione che torna ancora di più in bilico, ancora più di quanto non lo fosse prima. Quindi 6-5. Ora vediamo Franco interrogarsi sul da farsi, Mangone,
ancora Franco. Franco chiama uno schema immaginiamo provato, sperimentato in settimana ampiamente grazie alla guida sapiente di Marco Agazzani. Furlanetto non tira, cede il tiro a Mangone, vedremo se concluderà, cerca di concludere ma c'è un intervento su di lei da parte della retroguardia Patavina, quindi riparte Padana. Franco, Furlanetto, ancora per Franco su di lei, c'è il contrasto da parte di Careglio Gap ma c'è comunque Furlanetto, palla Simone Artoni, Mangone, azione molto orchestrata da parte della Padana, Mangone prova a concludere a rete, è regolare il contrasto su di lei da parte di Vanessa Diogap che però in questo momento termina a terra. Vanessa Diogap, uno tra gli autentici patrimoni della pallamano italiana, giocatrice di grandissima efficienza, di grandissime doti e di grande brio, così come le sue sorelle e così come tante altre giocatrici nel Cellini Padova. Attenzione, c'è a terra Vanessa Diogap, gli vengono subito prestati soccorsi, ovviamente anche in questo caso ci auguriamo per davvero che non sia niente di particolarmente grave, ce lo auguriamo in primo luogo dal punto di vista umano e poi in seconda battuta anche per quanto questa ragazza può dare alla formazione del Cellini Padova e più in generale a questa partita. Vanessa Diogap, vediamo i soccorsi, vedremo come ci auguriamo se potrà rialzarsi in tempi brevi. L'intero Cellini Padova in questo momento è a sincerarsi della situazione di una tra le proprie atlete maggiormente rappresentative, autrice di una rete fin qui, quindi sono 51 in tutto i gol che lei ha messo a segno in questa prima fase del campionato, nelle 7 partite, 6 e 17 minuti giocate fin qui. Vanessa Diogap, vediamo, ha bisogno dell'aiuto di Martina Brock per rialzarsi. Vanessa Diogap esce tra gli applausi, meritati per la brillante frombogliera italo-camerunense che ora va ad accomodarsi in panchina e tutti noi speriamo veramente che possa tornare molto presto, già nei prossimi minuti, ad essere tra le primatrici di questo confronto che sta andando in scena qui al Palazzetto Cheope in via Aosta a Casalgrande. Intanto il Cellini riparte, ha nelle mani la sfera del potenziale pareggio. Rela, doppio rimbalzo da parte di Giorgia Meneghini, non c'è intervento degli arbitri. Serena Ghiarruva, attenzione a Prela, Angela Prela, Serena Ghiarruva, ma su di lei c'è l'intervento di Marianna Orlandi, 9 metri a beneficio delle rossoblù, tra le proteste del pubblico biancorosso, ma questa è la decisione arbitrale di Prandi e Pipitone. Riparte, attenzione, carica il tiro, veramente una fiondata di Bevelin e Ghiarruva che riporta il confronto in perfetta parità sul 6-6 quando scocca in questo momento il 18esimo minuto di gara. Siete in diretta su Eleven Sports, in diretta con Casalgrande per la nona giornata della 1 femminile. Furlanetto, Mangone, Franco, Mangone, Furlanetto, ancora queste a Mangone, azione, vediamo. Adesso in avanti ogni pallone ha un peso specifico davvero elevato perché chiudere il primo tempo in una situazione numerica di vantaggio sarebbe importante anche sul piano mentale, ma c'è il contropiede del Cellini Padova, contropiede che viene puntualmente finalizzato da Giorgia Meneghini, quindi 6-7 Cellini Padova che rimette il naso avanti e Marco Agazzani, il trainer biancorosso, che chiama comprensibilmente time out al 18esimo minuto e 39 secondi. La situazione al momento Casagrande Padana 6, Cellini Padova 7. Per quanto attiene il tabellino, nelle file biancorosse un gol per Francesca Franco, una rete Ilenia Furlanetto, una rete Alessia Artoni, una rete per Gaia Lusetti e due gol Marianna Orlandi. Parlando invece del Cellini Padova, due reti Giorgia Meneghini, due gol anche per Serena e Ghiarruva e una rete a testa per Bevelin e Ghiarruva, Vanessa Diogap e Angela Prela. Il Cellini che non ha ancora usufruito di tiri dai 7 metri, mentre invece la Casagrande Padana ai rigori ha
un punteggio di 1-2, l'errore di Ilenia Furlanetto e il gol di Francesca Franco, quindi 1-2 ai rigori per la compagine ceramica. Questo è il tabellino, abbiamo riepilogato quindi la situazione, abbiamo riepilogato lo stato dell'arte, quando sono le 18:54 siamo pronti per riprendere la contesa, si riprende a centrocampo con la Casagrande Padana che deve recuperare un gol di svantaggio. Franco, vediamo, Mangone, Furlanetto, c'è assolutamente bisogno di qualcuno che prenda per mano questa Casagrande Padana in questo momento così difficile, così complesso dell'incontro, perché lasciare scappare il Cellini Padova sul piano del punteggio potrebbe rivelarsi molto pericoloso per la compagine ceramica. Lo sa bene, lo sanno bene le padrone di casa, che non a caso, scusate il gioco di parole, trovano la rete con Asia Mangone, ala della nazionale anche Asia Mangone. Primo gol per lei e settimo in generale per la Casagrande Padana, 7-7 parità ristabilita. C'è stato grande equilibrio fino a questo momento, diciamo un 7-7 che nel complesso rispecchia quanto visto. Vediamo intanto Alessia Artoni, gol di Alessia Artoni, gran gol in contropiede e del suo secondo sigillo personale, e oltretutto ci sono anche 2 minuti combinati a carico di Angela Prela. Perdita sicuramente pesante questa per il Cellini Padova, sperando che ovviamente Vanessa Diogap possa tornare quanto prima sul parquet. È momentaneamente fuori, la vedete in panchina con il numero 14 a causa di un fortuito infortunio occorso pochi istanti fa. Vanessa Diogap è in piedi, dovrebbe quindi farcela a rientrare, è così, infatti molto bene così. Al posto, ecco, di Micaela Barresi. Riprende Cellini Padova, veleggiamo verso il 20° in un amen. La Padana ha ribaltato la situazione, prima 6-7 per Cellini, adesso 8-7 per Padana, ma bisogna fare i conti ancora con la grande verve delle ragazze venete. Serena e Gianrua. Serena Gianruva cede l'incombenza del tiro a Bevelin e Gianruva, ma la conclusione stavolta va a stamparsi sul palo. Buon per la Casagrande Padana, che può ripartire con la propria, nell'imbastire una nuova occasione offensiva con Francesca Franco. Furlanetto sembra chiedersi il da farsi. Franco, Furlanetto, non c'è interesse anche in questo caso da parte delle casalgrandesi a accelerare troppo i tempi, un'azione riflettuta quindi per cercare di guadagnare un altro gol che sancirebbe un altro mattoncino verso una vittoria chiaramente ancora lontana, ma comunque che va costruita passo passo, anche con i frangenti che stiamo vedendo, anche sfruttando al meglio i frangenti che stiamo vedendo in questo momento. Grande movimento atletico, grande snodatezza, grande lucidità da parte di Asia Mangone, che realizza il 9-7 e ora è Abderrahman Saadi a chiamare il time out, a fermare il gioco. Anche in questo caso scelta assolutamente comprensibile da parte del tecnico ospite. Sul 9-7 per la Padana, il tabellino non è ovviamente molto diverso rispetto a quello che vi abbiamo comunicato poco fa, comunque lo ribadiamo insomma sempre a beneficio di quanti si fossero collegati solo in questo momento. 9-7 per Casalgrande. La Casagrande Padana ha trovato la via del gol 2 volte con Asia Mangone, 2 volte con Alessia Artoni e 2 volte con Marianna Orlandi. Un gol per Francesca Franco, un gol per Ilenia Furlanetto e un gol anche per Gaia Lusetti. Per quanto concerne invece Padova, 2 gol per Giorgia Meneghini, 2 gol Serena e Gianrua e un gol a testa per Bevelin e Gianrua, Vanessa Diogap e Angela Prela. I parziali 3-3 al 10° minuto e 8-7 per la Casagrande Padana poco fa, quindi al 20° minuto. Adesso siamo al 21:04, Padana che guida sul 9-7, i rigori Casagrande 1-2 di efficienza, mentre Padova non ha ancora usufruito di conclusioni dirette dai 7 metri. 9-7, si riprende a centrocampo il logo del comune di Casagrande, al cui interno si trova Bevelin e Gianruva, che ha già provveduto a rimettere in gioco, a fare ripartire la sfida. Serena e Gianruva,
cerca una sponda in manesse di Ogap, non la trova perché le biancorosse capiscono tutto. Furlanetto per Mariano Orlandi, c'è un intervento di Giorgia Meneghini su Ilenia Furlanetto e la Padana a 9 metri. Riparte la Padana, Furlanetto, Mangone, Padana galvanizzata sicuramente dai gol messi a segno nelle più recenti fasi di gara. Franco, Furlanetto, Franco, Mangone, Padana che deve sfruttare al meglio queste azioni perché potrebbero essere una limpida opportunità per piazzare, per diciamo ipotecare quella che potrebbe, ribadiamo, condizionale d'obbligo, potrebbe essere la seconda vittoria consecutiva, ma ribadiamo anche questo. Gol intanto di Ilenia Furlanetto, un gol dei suoi per davvero, insomma, più volte Ilenia Furlanetto ha saputo colpire in elevazione, sa colpire in elevazione con palla che va ad insaccarsi di poco sotto l'incrocio dei pali, è stato così anche stavolta, 10-7, niente da fare per Martina Brock. E quindi 10-7, dicevamo, è una Padana che deve fare i conti con le grandi energie, la grande visione di gioco di questo Cellini Padova che è una squadra in costante crescita, lo è stata anche lo scorso anno nonostante la retrocessione poi annullata dal ripescaggio maturato in estate. Ragazze decisamente promettenti quelle del Cellini Padova, molte di origine africana ma venete ormai a veramente tutti gli effetti. Intanto c'è il gol di Asia Mangone, terzo gol, terzo centro per lei ed è 11-7, il divario comincia a diventare importante a favore delle padrone di casa, gli abiti adesso restituiscono la palla alla Casagrande Padana ravvisando un'irregolarità da parte delle ragazze ospiti, quindi è 11-7 quando mancano poco più di 6 minuti e 30 all'incirca al termine della prima frazione di gioco, all'intervallo, un intervallo durante il quale le protagoniste di questo confronto potranno giustamente rifiattare, bersi un tè caldo, corroborarsi in vista di una ripresa che non si preannuncia affatto semplice. Noi interromperemo il collegamento come nostro solito per qualche minuto per poi riprendere la linea qui da Casalgrande, puntuali all'inizio della ripresa. Intanto non va a segno questo movimento offensivo casalgrandese, cerca il tiro spettacolare Beverly Eghianruva ma la conclusione è fuori misura. Il contropiede casalgrandese innescato da Nadia Ayelen Bordon, tocca la palla Angela Prela ma la sfera finisce a bordo campo e quindi la Casalgrande Padana ha già effettuato la rimessa in gioco. Mangone, Franco, Furlanetto, Franco, Mangone, vediamo, è una Casagrande Padana che ragiona, non vuole farsi prendere da un'eccessiva né dall'eccessiva euforia legata al momentaneo vantaggio né da eccessivi timori legati a quanto il Cellini ha dimostrato di saper fare comunque in questo primo tempo e non solo, anche nelle partite precedenti che l'hanno visto protagonista. Comunque Padana è già di nuovo in assetto offensivo, Franco, Mangone, Asia Mangone cerca l'azione personale, viene fermata con grande tempismo da Karel Diogap che però rimedia un'esclusione per 2 minuti. Karel Diogap quindi non potrà calcare il parquet per i prossimi 120 secondi e c'è un 9 metri a favore della Casagrande Padana. Se ne incarica Alessia Artoni, pronta col pallone, Furlanetto, Mangone, Furlanetto, Franco, Furlanetto, Mangone, Furlanetto, Alessia Artoni, Mangone, Francesca Franco, ce n'è ancora la palla a Orlandi, Furlanetto, vediamo. Nicole Giombetti è in grande forma nel confronto con Prato, di 15 giorni fa, assente 7 giorni fa a Mezzocolone, è tornata questa sera ad Armanforte alle sue compagne di squadra. Intanto la conclusione di Mariana Orlandi da una posizione del campo per lei non del tutto congeniale, termina alta e quindi non cambia il punteggio, sempre 11-7 a favore delle padrone di casa. Un'eredità che le ragazze allenate da Marco Agazzani hanno il preciso compito di non disperdere, di non nebulizzare, di non farla svanire,
di fronte a un Cellini che comunque in quest'ultima parte del primo tempo sta perdendo, sta smarrendo parte della propria vivacità. Mangone intanto, Mangone, gran gol, gran tiro, il gran gol di Asia Mangone, quarto centro personale per lei, e Asia Mangone è in questa fase la miglior realizzatrice dell'incontro. Con quattro centri, lo ripetiamo, è proprio attivo. 12-7, Meneghini, Prela, Prela a servire Barresi, Prela, Barresi, Prela e Barresi cercano il pertugio giusto per farsi largo tra le maglie dell'Arcigna, difesa biancorossa che Arcigna è stata durante tutto questo primo tempo, e ora quando la Casagrande Padana ha trovato maggiore efficienza in attacco i risultati si sono visti e si stanno vedendo. Brocco intanto neutralizza la conclusione di Furlanetto, ma la palla è ancora tra le mani della Casagrande Padana, con Mangone, con Francesca Franco, con Ilenia Furlanetto, con Francesca Franco, Franco a servire Mangone, Furlanetto, Furlanetto, Furlanetto si fa largo tra le maglie rossoblù, cede la palla ad Alessia Artoni, c'è un intervento di Vanessa Diogap su Alessia Artoni, riparte la Padana con un 9 metri Alessia Artoni, Furlanetto, Mangone, Franco, Franco, Francesca Franco per Giombetti, Furlanetto, Orlandi, Mangone, Furlanetto, è un gol che pesa molto questo per la Padana, un gol che se realizzato peserebbe molto per la Padana. Orlandi, ma Martina Brock questa volta abbassa la saracinesca come lei meglio sa fare, anzi no, pardon, Annalena Ennemoser in porta, pardon, Annalena Ennemoser abbassa la saracinesca come meglio sa fare, e quindi 12-7 non cambia il punteggio. C'è appena stato un intervento di Annalena Ennemoser, portiere del Cellini Padova, per neutralizzare la conclusione dall'ala scoccata da Mariana Orlandi. Ultimi due giri di lancetta in questo primo tempo, Cellini in avanti, Prela, vediamo ora come si svilupperà l'azione offensiva. Vanessa Diogap, ma non si passa di fronte al muro eretto da Francesca Franco, Ilenia Furlanetto, scusate la rima. Vediamo, carica il tiro di nuovo Vanessa Diogap, ma la difesa risponde ancora presente, innescato il contropiede biancorosso, Alessia Artoni per Marianna Orlandi che stavolta non si fida però a tirare. Mangone, Franco, nuova proiezione offensiva per la Casagrande Padana, e c'è un cambio intanto volante nelle fila di casa con Ilenia Furlanetto che lascia il posto a Chiara Rondoni, protagonista di primo piano a mezzo corona con due gol al proprio attivo. Chiara Rondoni che peraltro è tornata a giocare quest'anno dopo due anni di stop, dopo due anni di lontananza dal palcoscenico agonistico, e i risultati si stanno vedendo in maniera sempre più concreta, buoni risultati ovviamente. Siamo nell'ultimo minuto. Orlandi, Orlandi per Mangone, per Francesca Franco, ma attenzione, la Padana deve affrettarsi perché è sotto passivo. Franco è contrastata da Karel Diogap, ma c'è Mangone che prova il tiro, palo e gol, palo e gol per un incontenibile Asia Mangone, niente da fare per la pur brava Annalena Ennemoser. 13-7, 6 gol di vantaggio che si è mantenuto e costituiscono una eredità confortante, sicuramente incoraggiante per le padrone di casa. Però intanto va a limare il vantaggio Vanessa Diogap, tornata alla ribalta dopo l'incidente, dopo il piccolo infortunio di pochi minuti o sono. Secondo gol per lei, è 13-8. Vediamo se in questi ultimi secondi Casagrande riuscirà a piazzare un'ulteriore realizzazione. Manca veramente pochissimo. Sirena finale per il primo tempo. Vedremo se c'è un tiro franco dai 9 metri, e se ne incarica Francesca Franco. Scusate anche qui il gioco di parole. Tutto il Cellini Padova schierato a difendere la porta. E il tiro di Francesca Franco non va a segno, va ad infrangersi contro la solidissima barriera strutturata dal Cellini Padova. Termina qui quindi la prima frazione di gioco con il seguente risultato: Casagrande Padana 13, Cellini Padova 8. È una Casagrande Padana che dopo 20 minuti sostanzialmente equilibrati ha preso il largo con notevole
efficienza, in particolare negli ultimi 10 minuti. Riepiloghiamo quindi il tabellino emerso al termine di questa prima mezz'ora di pallamano. Per quanto riguarda la Casagrande Padana, spiccano i 5 gol messi a segno da Asia Mangone, 2 reti a testa per Ilenia Furlanetto, Alessia Artoni e Mariana Orlandi, 1 gol a testa per Francesca Franco e Gaia Lusetti. Ai rigori il punteggio è di 1-2. Per quanto riguarda invece i Cellini Padova, 2 gol per Vanessa Diogap, 2 gol per Giorgia Meneghini e 2 gol anche per Serena Eghiarrua, 1 gol a testa per Bevelin Eghiarrua e Angela Prela. Nessun rigore ancora per il Cellini Padova, nessun rigore ancora usufruito, quindi 0-0 è la situazione dai 7 metri per la formazione rossoblù. Cogliamo anche l'occasione per ribadire i parziali al 10° 3-3, al 20° 8-7 per la Casagrande Padana e ora lo state vedendo sui vostri monitor al termine del primo tempo, dopo i primi 30 minuti, 13-8 a favore della compagine allenata da Marco Agazzani. Quando sono le 19:10 minuti primi possiamo momentaneamente chiudere il collegamento qui da Casalgrande, ci sentiamo però fra pochissimi minuti sempre su Eleven Sports per vivere insieme a voi le emozioni e i sussulti di questo secondo tempo di questa avvincente sfida tra la Casagrande Padana e il Cellini Padova. A tra poco, a voi Milano.
E rieccoci qui ancora una volta, buonasera da Casalgrande. 19:17 minuti primi, siete in collegamento con il palazzetto Cheope, sta per cominciare il secondo tempo di questo confronto tra la Casalgrande Padana e il Cellini Padova. Sfida, lo ripetiamo, valevole per la nona giornata del campionato di pallamano Serie 1 femminile. Il primo tempo si è concluso, come potete ovviamente vedere sui vostri monitor, con il seguente risultato: Casalgrande Padana 13, Cellini Padova 8. Ora seconda mezz'ora di gara, sta per iniziare. La Casalgrande Padana è già al centro del campo per dare inizio a questa ripresa. Nicolò Rinaldi al microfono anche in questo secondo tempo su Eleven Sports, per vivere insieme a voi tutte le emozioni e i sussulti di questa gara, che peraltro si gioca come tutte le altre partite di questa nona giornata. Si gioca proprio il giorno dopo, si gioca proprio 24 ore dopo la giornata internazionale per appunto contro la violenza sulle donne, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, alla quale noi non possiamo, lo ribadiamo ancora una volta, non possiamo che associarci in modo pieno e quanto mai partecipe. Violenza sulle donne mai più, questo deve essere ribadito con assoluta forza, non bisogna mai smettere di gridarlo. E ora siamo ripartiti, 13-8, la Casalgrande Padana non è riuscita concludere l'azione offensiva in maniera favorevole, e quindi Cellini Padova che può ripartire, ma a sua volta la Casalgrande Padana si è già reimpossessata del pallone. Chi ha seguito il primo tempo lo può benissimo testimoniare, sfida sostanzialmente equilibrata. Intanto il gran gol di Ilenia Furlanetto, la capitana biancorossa. Gara sostanzialmente equilibrata nel corso dei primi 20 minuti, poi dal ventesimo fino all'intervallo, fino alla sirena dell'intervallo, è stata una Padana capace di salire in cattedra in virtù di una maggiore rinnovata precisione offensiva, contro invece un Cellini Padova che per contro ha smarrito parte della propria vivacità che era stata manifestata fino a quel momento. Intanto c'è il terzo gol per Vanessa Diogap, terzo gol personale per lei e nona rete complessiva per il Cellini Padova. 14-9 il punteggio globale della partita. Intanto la Casalgrande Padana si addormenta con la palla in mano, ne può approfittare Cellini per cercare di limare ulteriormente il divario che lo separa dalle padrone di casa in termini di punteggio. Vanessa Diogap, Angela Prela a servire Serena Gianrua. Prela, Cellini vuole riflettere, non vuole buttare palloni al vento, ed è una esigenza in un atteggiamento più che comprensibile da parte di una formazione di talento come quella ospite, che ha il non facile compito di recuperare 5 lunghezze di distanza dalla Casalgrande Padana. Ma la Padana è già ripartita, il pallonetto e l'astuto pimpante, efficiente pallonetto di Ilenia Furlanetto sorprende ancora una volta Annalena Enne Moser. E dunque siamo 15-9 adesso, 15-9 la situazione. Con il Cellini Padova avanti, prova Vanessa Diogap a lanciare una fiondata, ma Francesca Franco smorza il pallone mandando la palla sul fondo. C'è angolo per il Cellini, Cellini che non demorde, con Vanessa Diogap ora, Angela Prela, da questa è Vanessa Diogap, Prela si accentra, ora cede l'incombenza del tiro a Serena Eghenruva. Serena Eghenruva non si smentisce in quanto a precisione ed efficacia e realizza il decimo centro per la compagine rosso-blu. Furlanetto, il pugnetto di mano di Alessia Artoni, ma c'è infrazione da parte di quest'ultima e Padova può ripartire in avanti. Vanessa Diogap, numero 14, a servire Angela Prela. Prela, Vanessa Diogap, Prela, vedremo Prela, cede la palla a Serena Gianrua, ancora Prela. Karel Diogap si fa largo come una lionessa tra le maglie della difesa casalgrandese, c'è intervento su di lei da parte del duo Franco Furlanetto, 9 metri a favore di Padova. Padova che ha iniziato in maniera veemente questo secondo tempo. Prela
Vediamo Serena Egyanluva, la sua conclusione è comunque ben contrastata da Marianna Orlandi e quindi non c'è nessun problema per Nadia Ayelen Bordon. Marianna Orlandi che in questo momento si rialza senza alcun problema. Bene così, riparte, può ripartire la Casa Grande Padana quando siamo al 4 minuto e 23 nel corso della ripresa. Lo diciamo fin da ora, lo diciamo sempre durante questi nostri collegamenti, in serata, questa sera non perdetevi sui canali social della Pallamano Spallanzani Casalgrande le interviste post partita, come sempre avremo una voce per parte, quindi un'intervista per la Casalgrande Padana e un'altra intervista che invece riguarda il Cellini Padova, una voce per ciascuna squadra, quindi questa sera o al massimo domani mattinata sui canali social della Pallamano Spallanzani Casalgrande, il solito appuntamento immancabile quando la Padana gioca tra le mura amiche e sul parquet amico in questo caso. Intanto azioni e controazioni da ambo le parti, ma il punteggio non si è modificato rispetto all'ultimo aggiornamento, quindi siamo sempre sul 15-10 a favore della Casalgrande Padana. Furlanetto il gran tiro, ma Enne Moser questa volta ci arriva con un intervento non facile e quindi assolutamente pregevole. Bene Enne Moser su Furlanetto, riparte il Cellini Padova, questo intervento di Annalena Enne Moser dà ulteriore spago quindi alle speranze patavine di raddrizzare questa sfida che almeno fino ad ora le sta vedendo soccombenti, e un ulteriore contributo alle speranze rossoblu viene dato da Serena Egyanluva, autrice di un gol a sorpresa che coglie di stucco l'intera retroguardia biancorossa, compresa anche Nadia Ayelen Bordon, che non ha potuto fare altro che raccogliere il pallone terminato in fondo al sacco. 4 comunque ancora le lunghezze di vantaggio a favore della Padana. Nella Casalgrande Padana, peraltro, ecco, nel referto c'è anche un nome assolutamente nuovo, insomma nuovo anche per chi segue la formazione biancorossa, è quello di Giorgia Faieta, arrivata al Palacheop qui in biancorosso in prestito dalla Pallamano Chieti, quindi nome nuovo che tornerà sicuramente parecchio utile anche in vista dell'imminente inizio del campionato Under 20 che, come è ben noto, scatterà poco prima di Natale. La Casalgrande Padana segnatamente sarà impegnata, sarà di scena nel concentramento in programma al Palapalumbo di Salerno. Intanto Angela Prela, secondo centro per lui, 15-12, è un Cellini Padova che ha limato due dei 5 gol di svantaggio che lo dividevano dalla formazione avversaria al termine del primo tempo. Fine primo tempo 13-8, adesso 15-12. Il Cellini riprende quota, la Casalgrande Padana deve stare quindi parecchio attenta perché non c'è affatto da fidarsi della tenacia, della freschezza, dell'inventiva dei ragazzi allenati da Abderrahman Saadi. Ci pensa comunque Asia Mangone in una delle sue tante serate di grazia. Per lei sono già 6 i gol messi a segno ed è 16-12 il conteggio complessivo dei gol siglati fin qui. 16-12 ovviamente a favore della Padana. Intanto Egyanluva Bevelin. Egyanluva viene fermata irregolarmente dalla retroguardia rivale e quindi c'è un 9 metri a favore del Cellini Padova. Lo ha già eseguito Barresi. Vediamo ora Giorgia Meneghini contro Nena Furlanetto. Meneghini riesce a servire Micaela Barresi, ma c'è infrazione di area, quindi la Casalgrande Padana può rimettersi in moto senza che il punteggio sia variato a suo sfavore. Furlanetto, Franco, viene cinturata da Micaela Barresi, 9 metri per la Padana. Gli arbitri sospendono un attimo il gioco, Prandi e Pipitone. Si può riprendere, Furlanetto, Mangone, Furlanetto, da queste a Franco, Furlanetto, Mangone, Furlanetto, vediamo Furlanetto, potrebbe caricare il tiro, no, cede la palla a Mangone, ancora Furlanetto, da queste a Francesca Franco, Cellini che difende in modo particolarmente attento, Nicole Giombetti, la spinta di Giorgia Meneghini a carico di Nicole Giombetti. Si riprende con la Casalgrande Padana che potrà continuare ad imbastire l'azione offensiva.
Franco Furlanetto cede la palla a Mangoni, il gran tiro di Mangoni nel gol. Gol settimo, ribadiamo settimo centro personale per l'ala biancolossa Edra Nazionale. Dall'altra parte del campo Nadia Yelen Bordon risponde con grande efficacia al tentativo dall'ala di Karel Diogap. 17 a 12 quando stiamo veleggiando verso il 40esimo minuto di gioco, decimo della ripresa. Mentre siamo qui ricordiamo anche un altro appuntamento che riguarda da sicuramente molto vicino la pallamano Spallanzani Casagrande, quello con la Serie B maschile. Domani pomeriggio sempre qui al Palazzetto Cheope alle ore 18 la Modula Casagrande allenata da Corradini ospiterà in un classico derby reggiano il Marconi Jumpers Castelnuovo Sotto allenato da Stefano Dardi. Una sfida di alta quota, una sfida che assegnerà punti sicuramente importantissimi per la corsa ai playoff di entrambe le formazioni. E quindi un altro appuntamento da non perdere, lo ribadiamo, domani pomeriggio, anzi domani sera, domenica 27 novembre a partire dalle ore 18, Modula Casalgrande contro Marconi Jumpers Castelnuovo Sotto, campionato di Serie B regionale maschile, una Serie B regionale che almeno in Emilia Romagna sta evidenziando un livello molto simile a quello della Serie A2 attuale. Da non perdere quindi questo ulteriore appuntamento biancorosso, ma ora è tempo di rientrare con la cronaca diretta di questo confronto valevole invece per la 1 femminile tra Casagrande Padana e Cellini Padova. 17 a 12 il risultato con Padova in avanti. Vedremo, attenzione dall'ala, il tiro dall'ala di Karel Diogap, ma Nadia Yelen Bordon ipnotizza la tiratrice e va a stampare la conclusione sul palo. C'è un time out richiesto da Marco Agazzani per una Casagrande Padana che già ha una panchina esultante, ma comunque ancora molto presto per assicurarsi, per cantare vittoria. Ovviamente mancano ancora quasi 20 minuti al termine del confronto, riepilogando il tabellino fino a questo momento 17 per la Casagrande Padana e 12 per il Cellini Padova. Questo è il risultato tabellino per la Casagrande Padana: 7 reti Asia Mangone, scatenata stasera, 4 reti Ilenia Furlanetto, 2 reti a testa per Alessia Artoni e Marianna Orlandi, un gol a testa per Francesca Franco e Gaia Lusetti. I rigori sempre 1 su 2. Per quanto riguarda invece i Cellini Padova, 4 reti per Serena Egnarua, 3 gol per invece Vanessa Diogap, 2 gol a testa per Giorgia Meneghini e Angela Prela, un gol messo invece a segno da Bevelin Egnarua. Ancora nessun rigore usufruito dal Cellini. I parziali al decimo 3-3, al ventesimo 8-7 per le biancorosse, fine primo tempo 13-8 per le biancorosse e al quarantesimo 17-12, sempre ovviamente a favore della Casagrande Padana allenata da Marco Agazzani, che ha appena chiamato time out che si è concluso. Si riprende con la Padana in avanti, Francesca Franco a servire Ilenia Furlanetto. Francesca Franco, ripetiamo che la Padana deve fare a meno anche questa sera di Naomi Marquez Abiche, il terzino cubano che si è infortunato 15 giorni fa contro le Tusce Prato nell'infruttuosa sfida casalinga con le Tusce Prato. Per lei si parla di un rientro in campo, anzi è praticamente molto sicuramente probabile il rientro in campo agli inizi del 2023 a gennaio. Intanto Asia Mangone, ottavo gol per lei, 18-12. Dicevamo quindi Naomi Marquez Habike è attesa di nuovo in campo per gennaio. Intanto quindi insomma ancora per qualche partita la Casagrande Padana dovrà fare a meno del prezioso apporto della nuova arrivata, che è arrivata quest'estate con il mercato, un apporto molto prezioso soprattutto per quanto riguarda l'assetto difensivo. Ma tant'è, l'importante è che sicuramente Naomi possa rimettersi in sesto e al meglio quanto prima, umanamente in primo luogo, poi anche per le grandi qualità che lei può esprimere come giocatrice. 18-12 intanto, gioco momentaneamente fermo. Intanto c'è stato un nuovo avvicendamento in porta del Cellini Padova con Martina Brock che è di nuovo subentrata, quindi Padova avanti con Vanessa Diogap, Prela, azione offensiva di Padova, Bevelin e Gianrua, Prela,
ha larghi spazi davanti a lei, ma preferisce cedere il pallone a Giorgia Meneghini. Beverly Negaruva, Francesca Franco su di lei, Beverly Negaruva, la conclusione. Nadia Ayelen Bordon riesce a toccare il pallone ma senza impedire che la sfera vada a depositarsi in fondo al sacco. Ma Irene Furlanetto risponde con grande immediatezza, botta e risposta quindi tra Cellini e Casagrande Padana, distanze quindi immutate rispetto a pochi istanti fa, era 18-12, ora siamo 19-13, quando sono trascorsi quasi 13 minuti nel corso della ripresa, di questa ripresa che vi stiamo trasmettendo su Eleven Sports in diretta dal palazzetto Cheope di Casalgrande. E quando sono le 19:32 minuti, Giorgia Meneghini ha realizzato il suo terzo centro personale con la qualità di cui lei è solitamente, anzi quasi sempre capace. 19-14, la Casalgrande Padana deve piazzare un ulteriore sforzo ora per mettere in cassaforte questa partita che dal ventesimo in avanti l'ha vista manifestare sul campo una marcia in più rispetto alle pur volenterose avversarie che proprio per il fatto di essere volenterose non hanno alcuna intenzione di abbassare la guardia, di tirare i remi in barca anzitempo. Micaela Barresi, gran conclusione diagonale dall'ala di pochissimo, di un niente fuori a sinistra di Nadia Ayelen Bordon, che anche in questo caso ha saputo ipnotizzare, ha saputo chiudere bene la visuale e la propria connazionale. Entrambe sono originarie dell'Argentina. Vediamo ora Francesca Franco ovviamente non vuole alzare troppo il ritmo, alzare troppo i tempi. Alessia Artoni per Ilenia Furlanetto, da questa Francesca Franco, Ilenia Furlanetto tambureggia il pallone per cederlo ad Asia Mangone, prova il suggerimento per Alessia Artoni ma c'è irregolarità da parte della Casalgrande Padana, così che Cellini può ripartire con Karel Diogap, primo gol questa sera per la capitana rossoblu. Karel Diogap, primo gol per lei, 19-15, e questo testimonia, con questo gol il Cellini ribadisce, testimonia, riafferma di essere ancora in carreggiata per riuscire ad ottenere quantomeno un risultato utile, per riuscire a rientrare a Padova quantomeno con un punto o forse addirittura con due. Il tempo per recuperare c'è e al tempo stesso la Casalgrande Padana non deve certo lasciarsi abbindolare dalle attuali dimensioni del risultato, non può dormire sugli allori. Vediamo Mangone e non è efficace il passaggio a Nicole Giombetti, quest'ultima non trattiene, non riesce a trattenere la sfera in campo, dando così modo al Cellini di reimbastire un nuovo movimento offensivo. 19-15, siamo quando abbiamo oltrepassato la metà della ripresa. Micaela Barresi questa volta non fallisce e realizza il suo primo sigillo individuale. 19-16, attenzione, il Cellini sta tornando pericolosamente vicino, pericolosamente nei pressi numerici della Casalgrande Padana. 19-16, quindi un motivo in più per rimanere collegati con noi su Eleven Sports. Eleven Sports trasmette in diretta tutte le partite del massimo campionato di pallamano, sia femminile come in questo caso, ma anche di quello maschile. Ilenia Furlanetto, Asia Mangone, Francesca Franco, cede a Mangone, Furlanetto si cerca una soluzione, ma Furlanetto alla fine serve involontariamente Beverly Negaruva, il contropiede, Patavino, Karel Diogap, ma Nadia Ayelen Bordon dice di no. Un intervento provvidenziale da parte dell'estremo difensore italo-argentino, di cittadinanza italiana, originaria dell'Argentina, ma di cittadinanza italiana da quest'estate. Francesca Franco, Asia Mangone, da questa a Francesca Franco si fa largo tra la difesa ma c'è irregolarità da parte sua e quindi gli arbitri restituiscono la sfera al Cellini Padova. Parata provvidenziale davvero da parte di Nadia Ayelen Bordon pochi istanti fa, ma ora Francesca Franco si è lasciata sfuggire una buona occasione per portare a 4 le reti, per riportare a 4 le reti di vantaggio. Cellini Padova che così ha in mano la sfera del potenziale meno 2. Tra poco saremo precisi
con il programma dei prossimi impegni di entrambe le squadre. Intanto Nadia Yelen Bordon interviene di nuovo e chiude, abbassa la sala cinesca sulla conclusione di Beverly Neghianrua. Padana in avanti, Furlanetto si alza, tira e segna. Sesto centro per la carismatica capitana biancorossa, una rete davvero che ha un grandissimo significato, grandissimo valore per la formazione di casa. E adesso Abderrahman Saadi, il trainer ospite, chiama un time out ovviamente. 20-16 il punteggio, 20-16 quando mancano poco più di 12 minuti al termine del confronto. Tabellino momentaneo per la Casagrande Padana, 8 gol di Asia Mangone, 6 reti Ilenia Furlanetto, 2 gol a testa per Alessia Artoni, Marianna Orlandi, una rete a testa Francesca Franco e Gaia Lusetti, 1-2 ai rigori. Per il Cellini Padova 4 gol, Serena Eghianrua, 3 gol a testa per Vanessa Diogappe, Giorgia Meneghini, 2 reti per Beverin Eghianrua e Angela Prela, una rete a testa per Karel Diogappe e Micaela Barresi. Ancora nessun rigore usufruito dal Cellini Padova, parziali al decimo 3-3, al ventesimo 8-7, primo tempo 13-8, quarantesimo 17-12, in tutti i casi, a parte ovviamente il primo parziale del decimo, in tutti i casi a favore della Casagrande Padana. Cogliamo anche l'occasione per aggiornare brevemente sull'agenda di entrambe le formazioni, partendo dalla Padana che sabato prossimo 3 dicembre sarà di scena, niente poco di meno che sul campo della attuale capolista Cassa Rurale Pontinia, a partire dalle ore 18, appuntamento al Pala Bianchi di Pontinia, e ovviamente non mancherà la diretta su Eleven Sports. Il prossimo collegamento con Casagrande invece previsto per 7 giorni dopo, intanto c'è il gol di Micaela Barresi, per 7 giorni dopo, sabato 10 dicembre, quando la Casagrande Padana ospiterà qui al Palacheo per la Ali Best Espresso Mestrino, con fischio d'inizio fissato alle ore 18:30. Quindi ci risentiremo quindi sabato prossimo a Pontigna, e poi ci risentiremo il 10 dicembre qui dal Palacheo per quella che sarà anche l'ultima gara ufficiale dell'anno per la compagine biancorossa, quella contro la Ali Best Espresso Mestrino. Padova invece è attesa da un'altra settimana molto intensa, infatti le rossoblu scenderanno in campo già mercoledì prossimo 30 novembre a Salerno al Palapalumbo contro ovviamente la IOMI, mentre sabato prossimo 3 dicembre è prevista la sfida interna contro il Cassano Magnago a partire dalle ore 20, appuntamento al Pala Farfalle, e anche in questo caso in diretta su Eleven Sports. Quindi un'altra settimana di grandissimo impatto per il Cellini, mercoledì sera a Salerno e sabato 3 in casa al Pala Farfalle contro Cassano Magnago. Questa è l'agenda quindi delle contendenti che stanno dando vita a questa sfida che sta vedendo la Casagrande Padana in vantaggio per 3 lunghezze, ma è una superiorità che ancora non è vidimata, certificata in modo definitivo dai numeri. Dobbiamo ancora attendere per conoscere da che parte davvero penderà la bilancia del confronto. C'è il gol messo a segno da Simona Artoni, però gli viene fischiata un'infrazione di area, quindi 20-17, Cellini attenzione che può portarsi almeno 2, ma Angela Prela viene fermata dagli arbitri, così la Padana può ripartire per provare a siglare un gol che avrebbe veramente importantissimo valore anche dal punto di vista proprio dell'umore, della mentalità. Portarsi su più 4 a 10 minuti circa dal termine significherebbe sicuramente andare molto vicine a quella che sarebbe per la Padana la seconda affermazione consecutiva dopo il trionfo di 7 giorni or sono al Palafornai di mezzo corona. Furlanetto intanto a servire Alessia Artoni, che manda la palla a sbattere sulla traversa. Buon lavoro anche di Martina Brock per chiudere la visuale. Furlanetto non contrasta Vanessa Diogappa, attenzione il tentativo dall'ala di Micaela Barresi, non va, e riprende la Padana con Furlanetto, Asia Mangone cede la palla a Furlanetto, Alessia Artoni, azione manovrata da parte delle biancorosse, il direttore generale casagrandese Aldini si dispera perché vorrebbe il gol quanto prima per chiudere quanto prima questa partita, ma
anche lui, come del resto tutto il pubblico di Fede Biancorossa, dovrà attendere ancora per conoscere il reale epilogo. Intanto Furlanetto prova un sottomano alla Guerrazzi, Martina Brock però ci arriva di piede, e Padova, e Padova, e Padova può ancora portarsi almeno due, riaprendo totalmente le sorti dell'incontro, ancora più di quanto non fossero aperte fino a poco fa. Attenzione, Giorgia Meneghini con un pallonetto dall'ala timbra il suo quarto gol personale, il 18° di squadra. Mancano più di 8 minuti, 8 e 40, 20 a 18 per la Casagrande Padana, un vantaggio che fino a pochi minuti fa era consistente, ora è diventato decisamente più flebile. Tutto è riaperto, quindi il Cellini Padova prova a dare l'assalto, intanto il tempo è momentaneamente fermo, ma il Cellini Padova ha tutta l'intenzione, lo si capisce dall'atteggiamento, dagli anche sguardi delle pallamaniste rossoblù. Il Cellini Padova ha tutta l'intenzione, ha proprio anche le energie fisiche e mentali che servono per provare a dare l'assalto, l'ultimo assalto, l'assalto finale al fortino Casagrande Padana, ottenendo un risultato utile che sarebbe sicuramente clamoroso, specie considerando quello che è stato l'andamento della partita dal 20° in avanti. Ma abbiamo ancora molto da raccontare, è una Casagrande Padana che può attingere a un forte bagaglio di esperienza, un forte bagaglio anche di saggezza maturata, perché ricordiamo che la Padana è una realtà composta da giocatrici che lavorano insieme già da tantissimi anni. Attenzione, Mangone cerca di servire Simone Artoni che riesce faticosamente ad acquisire la sfera, Padana che deve sbrigarsi perché è sotto passivo. Attenzione, pochissimi istanti a disposizione della formazione ceramica per provare un tiro, prova Alessia Artoni ma la palla termina alta sull'incrocio dei pali a sinistra di Martina Brocchi. E quindi il Cellini Padova, amiche e amici del Veneto che ci state seguendo in questo momento, non andate via, come avrebbe detto il grande Corrado Mantoni, non finisce qui, non finisce certo qui, perché se dovesse andare a segno questo movimento offensivo tutto si riaprirebbe, così tutto si riapre. Carel Diogap dall'ala, lasciata colpevolmente libera dalla retroguardia biancorossa, sigla il 20-19, Agazzani e ci mancherebbe altro, chiama time out, il pubblico di casa si guarda sbigottito perché veramente si sperava fino all'ultimo di non dover giungere a un finale così incerto, così combattuto, specie considerando che la Padana fino a pochi minuti fa poteva vantare un vantaggio oscillante tra le 4 e le 5 lunghezze. La partita sembrava in buon controllo da parte della formazione biancorossa, invece il Cellini Padova ha puntualmente approfittato di ogni distrazione, di ogni incertezza, di ogni leggerezza avversaria per tornare, per tenersi, ora per tornare prepotentemente in corsa per un risultato utile, il pareggio o addirittura la vittoria. Nulla è escluso in questo finale quando sono le 19:45, mancano 7 minuti, poi lo ribadiamo questa sera o al massimo domani mattina sui canali social della Pallamano Spallanzani Casalgrande, non perdetevi le interviste che commenteranno con le voci dei protagonisti, delle protagoniste che commenteranno quanto sta accadendo qui. Ma intanto non andate via, perché questa partita sta scrivendo il proprio epilogo giusto adesso. Mangone, Furlanetto, chi ha più energie, chi ha più qualità, chi ha più talento deve mostrarlo ora. 20-19, Mangone in elevazione, Mangone molto ispirato questa sera, ma proprio in questo caso Facinecca, comunque molto bravo questa sera perché 8 gol non sono certo un bottino indifferente, lei è la migliore realizzatrice dell'incontro. 8 gol saranno, non sono un bottino indifferente, ma ora il Cellini Padova potrebbe avere alla palla del potenziale pareggio, sarebbe uno psicodramma per la Padana. Beverly De Garruva sulle ali dell'entusiasmo Padova, Carel Diogap per Vanessa Diogap, Nadia Irembordon ci arriva piazzando un intervento magistrale dei suoi, e Nadia Irembordon fa rifiatare la Casagrande Padana, le dà qualche attimo di speranza, di leggerezza. Furlanetto, gol, gol di Lenia Furlanetto, il suo settimo stasera, tutti su azione, nessuno su rigore,
21-19, Lega Furgonetto si porta 68-68 nella classifica delle realizzatrici della Serie A1 femminile. Vediamo ora Vanessa Diocap, le sfugge la palla, su di lei Francesca Franco, 9 metri a favore del Cellini, 21 Casagrande Padana, 19 Cellini Padova, ma mancano oltre 5 minuti, un'eternità. E ora vediamo l'incursione con Carel Diogap cede la palla a Serena e Gianluva, che non si fa pregare nel trovare la via del gol. 21-20, quinto centro personale per lei. Furlanetto, siamo già in area Cellini, Furlanetto, Franco, Mangone per Francesca Franco. Che partita sudatissima Francesca Franco, il tiro non è dei più indovinati. Buono il contrasto da parte della retroguardia avversaria, Martina Brock chiude con sapienza e a 5 minuti al termine riconsegna alle sue compagne di squadra il pallone, che può valere il 21-21. Che fasi convulse! Del resto la posta in palio è di grandissima importanza per entrambe le formazioni. Per la Casagrande Padana, che vuole rimanere in orbita playoff, ma intanto attenzione Vanessa Diogap, 400 personale, 21-21. Vediamo Casagrande Padana che vuole restare in orbita playoff e tornare a vincere in casa. Cellini Padova che cerca invece due punti di basilare importanza per ottenere la qualificazione alla Coppa Italia. Asia Mangone, 9, sono 9 le sue realizzazioni, 22-21. Che fasi concitate, Padana ancora padrona del punteggio, ma il Cellini Padova è lì, ha un'incollatura, ha un istante, ha un sospiro. Vediamo Serena Gianruva, ma questa volta Nadia Yalen-Bordon ci arriva di piede con un intervento ottimo dei suoi. Se alla fine Casagrande riuscirà a imporsi, sarà per buona parte merito anche degli interventi di Nadia Yalen-Bordon, questa fenomenale guardiana italo-argentina, senza nulla togliere ovviamente alla assoluta bravura dei portieri in forza al Cellini Padova e anche degli altri portieri, vale a dire Valentina Bonaccini e Caterina Maria Mutti, in forza invece alla Padana. Vediamo Franco, Furlanetto, Franco, su di lei due giocatrici, cambia tutto per Simone Artoni, Mangone, Francesca Franco. Gli arbitri hanno la mano alzata, deve sbrigarsi Casalgrande, deve concludere entro pochi istanti. Furlanetto probabilmente tirerà, tiro rimpallato, Alessia Artoni non ci arriva, lamenta l'intervento su di lei, ma gli arbitri dicono che è tutto regolare e così Giorgia Meneghini va a realizzare il suo quinto centro individuale, riportando così in parità, in perfetta parità, le sorti del confronto. 22 Casalgrande, 22 Padova. Quando mancano 2 minuti e 30 circa al termine dell'incontro, è un incontro da cardiopalma, è un incontro che rimarrà incerto fino all'ultimo, un motivo in più per rimanere collegati con Casagrande su Eleven Sports. Non aggancia bene la sfera Asia Mangone, attenzione il Cellini, può passare in vantaggio Bevelin e Gianrua realizza a tu per tu con Nadia Yalen-Bordon e adesso è Casagrande a dover inseguire Francesca Franco. Alle biancorosse serve un gol immediatamente, subito, prima di subito Asia Mangone, c'è l'intervento su di lei da parte di Serena e Gianruva, viene decretato un 9 metri a favore delle padrone di casa, ma intanto il tempo passa, pulizia del parquet, tempo viene fermato, 28 minuti e 11 secondi durante la ripresa, 19:51, ma questo è solo l'orario, ciò che conta è il punteggio, che in questo momento, dopo una rincorsa durata di fatto dal ventesimo fino a pochi istanti fa, vede avanti il Cellini Padova di una lunghezza, dopo che la Casagrande Padana era anche riuscita ad accumulare 5 lunghezze di margine favorevole. Incredibile, la pallamano è anche questo. Furlanetto, ripetiamo le interviste post partita sui nostri canali social. Furlanetto per Marianna Orlandi,
che va a segno per il 23-23 e riportiamo ancora l'incertezza in questa sfida, più di quanto non se ne fosse prima. Ogni pallone, ogni attacco, ogni movimento di mano adesso pesa, non quintali, pesa tonnellate, amiche e amici di Irene Sport. 23-23 e arriva ora l'ultimo giro di lancetta. Vanessa Diogap, che missile di Vanessa Diogap! Non può nulla nemmeno una guardiana d'esperienza come Nadia Yelen Bordon. E ora la padana deve portare a casa almeno un risultato utile. Mangone rimpallato il suo tiro, il suo tentativo, ma il Mangone riconquista la palla anche grazie al contributo di Furlanetto. Asia Mangone, la sfera termina fuori, ma c'è un buon contrasto su di lei da parte delle avversarie. 9 metri potrebbe essere l'ultima opportunità offensiva per la Casagrande Padana, l'ultima opportunità per colpire Furlanetto. Cede la palla Mangone tira alto. Alta la conclusione di Asia Mangone e a questo punto Cellini Padova, che è a un passo da una vittoria che fino a 10 minuti fa sembrava del tutto insperata, vittoria che viene timbrata in modo definitivo da Serena Egerrua. Sesto centro personale, grande festa della compagine patavina che, lo dobbiamo dire, espugna con merito il palazzetto Cheope. Espugna con merito il palazzetto Cheope. La Casagrande Padana era riuscita ad imprimere un netto predominio sull'incontro fino a maturare ben 5 lunghezze di margine favorevole, ma poi ha subito la rimonta imperiosa da parte delle giocatrici avversarie, che così hanno conquistato i 2 punti imponendosi con il risultato, lo ripetiamo, di 23-25 alle 19:53 minuti primi. Ribadiamo quindi il finale qui da Casalgrande, Casalgrande Padana 23, Cellini Padova 25. Riepiloghiamo anche il tabellino in breve, mentre la Padana riceve gli applausi, per quanto amarissimi, da parte del proprio pubblico. Per la Casagrande Padana 9 reti Asia Mangone, 7 gol Ilenia Furlanetto, 3 reti Marianna Orlandi, 2 gol Alessia Artoni e una rete a testa per Francesca Franco e Gaia Lusetti, 1-2 ai rigori. Parlando invece del Cellini Padova, 6 reti Serena Egnarua, 5 reti Vanessa Diogap, 5 reti anche Giorgia Meneghini, 3 gol per Bevelin Egnarua, 2 reti a testa per Karel Diogap, Angela Prela e Micaela Barresi. Questo è il tabellino, nessun rigore eseguito dal Cellini Padova, parziali al decimo 3-3, al ventesimo 8-7, a fine primo tempo 13-8, al quarantesimo 17-12 e poi tutto quello che avete visto con l'imperiosa rimonta patavina che ha determinato il successo del Cellini. Lo ripetiamo con il punteggio di 23-25. Appuntamento con le interviste post partita questa sera o al massimo domani mattina sui canali social della Pallamano Spallanzani Casalgrande. Intanto ancora una volta grazie mille per averci seguito anche in questa serata. Ci sentiamo con i collegamenti dal palazzetto Cheope sabato 10 dicembre per la sfida tra le biancorosse e il Mestrino. Ancora una volta grazie mille, buona serata e a voi Milano!